Salve ragazzi e bentornati da Cario Allenatore con il Napoli. Allora, quest'oggi inizieremo subito con la sfida contro il Torino per gli ottavi di Coppa Italia e poi affronteremo il derby contro il Benevento nella prima giornata praticamente del girone di ritorno, perché contro la Juve era la 19ª, abbiamo anche vinto, e quindi questa qui contro il Benevento vuol dire che effettivamente è la prima del girone di ritorno. Comunque, raga, nella scorsa puntata ci siamo lasciati con un'offerta molto importante da parte del Real per Divock Origi, che aveva accettato 87,5 milioni di euro. E se la trattativa andrà in porto, vuol dire che ci servirà un nuovo attaccante. Nuovo attaccante che sicuramente a questo punto sarà uno fra Isak o Isaac, dir si voglia, oppure Moise Kean. Come ho detto nella scorsa puntata, la mia preferenza sarebbe quella lì di prendere Moise Kean, soprattutto per il discorso della nazionalità italiana e perché appunto siamo il CT adesso della nazionale. Però allo stesso tempo Isaac non posso escluderlo perché è un altro attaccante con le caratteristiche che piacciono a me. Quindi sarebbe stupido escluderlo. Quindi questo vuol dire che praticamente andrò a fare un'offerta a entrambi e poi di conseguenza accetterò l'offerta di un appunto della squadra che mi farà, tra virgolette, guadagnare di più, nel senso quello che mi accetta meno soldi, tra virgolette. Però raga, non lo so, allo stesso tempo ci sarebbe anche un discorso tecnico da fare. Per me, secondo me, guardando le statistiche, Ken resta leggermente sopra. Però aspettiamo, perché finché non viene venduto Origi non possiamo fare nulla. Aspettiamo perché il mercato è strano. Comunque, raga, come al solito, prima di iniziare a giocare, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità, e anche a seguirmi sulla pagina Instagram. Il link del profilo è sempre in descrizione. Detto ciò, possiamo andare subito in campo. Siamo al Maradona, Napoli-Torino, la formazione ovviamente è un po' ritoccata, però è chiaro che c'è anche della gente forte in campo. Sono rimasto un attimo stupito dalla neve, perché effettivamente nevica anche oggi a Napoli, strano. Comunque Ospina fra i pali, Bernat, Botman, Joe Gomez, Correa, Fabian Ruiz, anche capitano, Thuram e Elmas per completare il centrocampo. E infine in attacco Silas, Origi e Lozano. Occhio che potrebbe essere l'ultima partita di Divock Origi. Occhio al Torino che ci prova con Simone Verdi, qui va col sinistro. Bravo Ospina a metterla in calcio d'angolo, ma effettivamente abbiamo rischiato parecchio. Occhio qui, addirittura Joe Gomez, gran passaggio per Origi, non ci credo. Origi va col destro, Righi traversa interna, la palla resta lì, il Ciuchi Lozano la perde, ma che clamorosa occasione per passare in vantaggio. Occhio Righi, vedi l'inserimento, ottimo, Fabian col sinistro, bellissimo gol, arriva anche il primo gol con ogni probabilità da capitano della sua carriera in assoluto. 1-0, l'abbiamo sbloccata molto bene. Mi ricordo che l'anno scorso uscimmo praticamente subito dalla Coppa Italia perché beccammo subito l'Inter. Quest'anno si spera di arrivare fino in fondo. Comunque, bellissimo gol qui col sinistro, quasi esterno sinistro, veramente un gran bel gol qui di Fabian. Ok raga, fine primo tempo, 1-0 all'intervallo. Diciamo che il Torino sta giocando bene, però il nostro vantaggio è meritato. Come al solito, raga, nelle coppe nazionali la squadra tende a dare sempre il massimo, anche se è una squadra di Serie B, soprattutto se è una squadra di Serie B, tende appunto ad impegnarsi il più possibile, perché per loro è veramente la partita della vita. Ma per il Torino non dovrebbe essere esattamente così, però sicuramente ci sta che abbiano voglia di proseguire nella competizione. Infatti, ecco qui, arriva il pareggio di Maier. Detto fatto, peccato perché ci siamo fatti fregare qua. Riguardiamo qui Verdi che la tocca per Maier, che scappa dalla marcatura di Botman che non lo segue, e poi col sinistro batte Ospina sul primo palo. Occhio raga, ancora il Torino qui, palla dentro per Simone Verdi che non è in fuorigioco. Occhio Torino che passa in vantaggio, ma rivediamo questa azione. Qui Botman aveva chiuso, il pallone rimane lì, poi Bernat non riesce a tenere Verdi, incredibile, Verdi non riuscirebbe mai nella realtà a fare una cosa del genere, che poi va a battere subito Ospina. Peccato, ribaltone,
del Torino. Occhio, raga. E quindi, raga, 4 dei 4 mega offensivo. Dentro Osimhen a posto di Fabian per la doppia punta. Dentro anche Valverde a posto di Emmas e Insigne al posto di Wamangitunga. Occhio, raga, proviamo a ripartire. Osimhen, occhio che siamo in tantissimo. Righi riesce a servire Insigne. Appena entrato Insigne è più fresco. Ma col sinistro, miracolo di Sirigu. La palla resta lì due volte, incredibile. Ancora Sirigu che salva tutto. Ma siamo ancora in avanti, Bernat. Tocco per Turam, sono tutti in aria. Palla per Osimhen, dentro è buona. Orighino! La blocca addirittura Sirigu. Occhio Osimhen, prova a far correre Icciuki. Vediamo un po', Icciuki. Ci prova lui, è parata la palla lì. Valverde a porta vuota, palla in rete. 2-2, dai ragazzi siamo ancora vivi. Mancano anche 5 minuti. Io proverei a rimanere, a restare con questo modulo, perché proverei addirittura il ripartone finale. Comunque, qui bravissimo Icciuki Lozano che calcia in porta, fortissimo. Siamo stati fortunati perché il pallone arriva a Valverde che a porta vuota poi non poteva sbagliare. Comunque raga, Valverde ormai sta diventando il fulcro non solo del centrocampo, anche dell'attacco, perché sta segnando parecchio. Occhio, qui Lozano, ruba palla, Icciuki, subito dentro, Orighi, palla in rete, 3-2, ve l'avevo detto che si poteva fare, arriva il clamoroso ribaltone Orighi che sembra ormai già con un piede e mezzo al Real Madrid, ma qui ci regala un'ultima gioia, la gioia finale qui col destro, tiro violentissimo, ci lascia con un tiro dei suoi, con un gol dei suoi, 3-2, siamo in vantaggio e forse andiamo avanti in Coppa Italia. Occhio qui, ancora un pallone recuperato, Insigne, per chiuderla definitivamente, arriva anche il 4-2, è incredibile raga, l'abbiamo ribaltata in nemmeno 5 minuti e abbiamo segnato ancora un altro gol, comunque raga, 4-2, bravissimo Righi che serve un altro assist e Insigne col tiro piazzato, non poteva veramente sbagliare. Comunque siamo passati praticamente da un inferno imminente con l'eliminazione a causa di Simone Verdi, ad una invece clamorosa qualificazione per noi. E perfetto, arriva anche il fischio finale qui, i nostri tifosi in estasi per questa vittoria, effettivamente è stata molto emozionante e quindi è giusto festeggiare. Occhio raga, arriva l'ufficialità, innanzitutto due partite spostate, Napoli-Milan e Milan-Napoli, ok, e poi ufficiale Origi venduto al Real Madrid per 87,5 milioni nelle nostre casse, ne entrano 81. Allora innanzitutto diamo un'occhiata al calendario perché infatti come immaginavo abbiamo beccato in Milan in Coppa Italia e manca a farlo apposta. Due giorni prima, tre giorni prima lo affrontiamo anche in campionato. Devo dire che è una cosa che quest'anno sta capitando spesso in carriera, vabbè sarà una casualità. Comunque, doppio Milan che affronteremo nella prossima puntata a sto punto, penso proprio di sì. Perché adesso appunto è il momento innanzitutto di vedere i budget e vedere appunto che abbiamo una barca di soldi, ma una barca veramente, guardate qui, possiamo arrivare anche a 200 milioni, è allucinante, comunque hub mercato e andiamo a scegliere uno fra Isaac e Ken. Allora, eccoci qua, come detto facciamo una doppia offerta, iniziamo con Isaac visto che è il primo che mi esce. Allora, noto subito che Isaac prende anche meno di stipendio, comunque andiamo a trattare un attimo con la società, vediamo che ci dicono. Allora, io partirei bello basso con 50 milioni, forse anche troppo, vediamo che ci rispondono. 72,8 con 10% di clausola. Allora, partiamo dal presupposto che noi i soldi ce l'abbiamo, quindi possiamo fare trattative del genere, però è chiaro che io punto sempre al risparmio. Vorrei fare 55 milioni. Vediamo che ci dicono adesso, 70,4. Aumento a 57,5, vediamo, no sono fermi a 70,4. A sto punto arrotondo a 60 milioni, vediamo un po' fino a quando mi faranno arrivare. Sono fermi su 70,4, non vogliono andare sotto. Però è anche insensato che non si smuovono. Ci serve del tempo, ecco qua, lo sapevo, rifiuteranno secondo me, però ciò che dicono serve del tempo con questa offerta vuol dire che tutto sommato potrebbero accettare. Comunque ecco qui Moise Ken, ok stessa cosa, andiamo a trattare anche con l'Everton, vediamo per lui quanto vogliono. Allora offerta per il cartellino, partiamo da 45 milioni, ovvero quanto vale, siamo qui a trattare anche con Carletto Ancelotti. Vogliono Schlager, stanno fusi, non se ne parla proprio, vi offro 48 milioni, speriamo che
Gli vadano anche bene 5. Raga, vogliono poco. Occhio. Andiamo al risparmio estremo. 48 e mezzo hanno accettato. Benissimo. Beh, allora, raga, a questo punto, per rispetto e per educazione, aspetto la risposta per Isaac, che probabilmente verrà anche rifiutata. Però, a prescindere, anche se accetteranno, soprattutto per una questione economica, ma anche tecnica, raga, perché io alla fine, in fondo, preferisco Moise Ken. Quindi tutte le strade mi portano da Ken. Per quanto so che la maggior parte di voi forse preferisca di più Isaac, alla fine sarebbero entrambi due acquisti, tra virgolette, scontati perché sono due nomi conosciutissimi, però proprio per questo alla fine sarebbe uguale in un certo senso dal punto di vista dell'originalità, quindi a sto punto per preferenza tecnica mia andrei su Ken. Però appunto aspetto la risposta per Isaac. Poi raga, un'altra cosa. Visto che Silas vuole Mangitunga, non mi sta convincendo, o comunque gli si è bloccata anche la crescita. L'anno scorso giocava meglio, quest'anno mi sta sbagliando anche alcuni gol che non dovrebbe sbagliarmi. Visto che si può fare, abbiamo i soldi, si parla anche alla fine di un sostituto, di una riserva, proverei ad investire anche con uno scambio. Però dovrei scegliere l'ala sinistra. Ci sarebbe Pulisic, molto interessante. Poi andando giù Oyarzabal è già troppo, assolutamente troppo, alla fine lì il titolare Insigne, Barnes è molto interessante, Pedro Neto stessa cosa, però raga a me quello che interesserebbe prendere è Diaby, anche se ha il piede sinistro a me non piace l'ala sinistra col piede sinistro sinceramente. Poi vediamo se c'è qualcun altro perché potrebbe essere che sulla destra ci siano appunto giocatori che vadano bene lo stesso, perché alla fine alla destra e alla sinistra non cambia tantissimo. Quindi andiamo a vedere se arrivo alla pagina. Ecco qui. Allora abbiamo Kulusevski, anche lui è sinistro. Sarebbe interessante indebolire il Piemonte Calcio. Bailly, sinistro anche lui, allucinante sta cosa. Ferran Torres, oh, lui è molto carino, però ha uno stipendio allucinante. E poi ricordiamoci che stiamo andando a prendere una riserva. I soldi ci sarebbero, però no, sinceramente. In realtà Ferran Torres mi sarebbe piaciuto prenderlo anche come punta al posto di Origi, perché secondo me lui potrebbe essere un attaccante centrale perfetto come piace a me. Però lasciamo stare, ormai Moise Kean è sempre più concreto. Ci sarebbero Draigo, molto interessante, però è appena andato al Borussia Dortmund. Potremmo fare la stessa cosa che facemmo con Joe Gomez, però lasciamo stare. Hudson-Odoi, interessantissimo. Però in 81 vorrei un giocatore anche leggermente più forte, però effettivamente Hudson-Odoi da tenere in considerazione, perché altrimenti l'altra scelta sarebbe Pulisic. Poi raga, ci sarebbe anche gente come Bergwijn, molto interessante, 24 anni, 83 di overall. Prende tanto di stipendio, ma sono convinto che se lo abbasserebbe anche. Kingsley Coman, vabbè, che ve lo dico a fare. Rashford non lo voglio vedere, se no piango. Sogno di prendere Rashford non so da quanto tempo, non ho mai l'occasione, non trovo mai l'occasione giusta e neanche questa qui la è. Comunque raga, basta fondamentalmente. Questi sono Martinelli, giocatore che amo, stravedo per lui, però non fa il caso nostro. Bergwijn sarebbe molto interessante, anche realistico a tratti, perché non penso che abbia tantissimo spazio al Tottenham. Però è chiaro che a sto punto Pulisic potrebbe essere veramente carino e interessante. Cerchiamo di intavolare una trattativa. Effettivamente, secondo me non vuole tantissimo il Chelsea, non ce lo farà pagare troppo. Se andiamo a paragonarlo con Ferran Torres, che già chiedono oltre i 100 milioni di base, prendere Pulisic potrebbe essere veramente un affare. Certo, prendere Pulisic per fare la riserva di Insigne mi sembra un po' uno schiaffo alla povertà. Però per il prezzo secondo me si può fare. Proviamo a contattarlo perché io innanzitutto vorrei tentare uno scambio con Silas. Ok, eccoci qua. Ali, scambio giocatore, Silas, che vale 35 milioni. Dal canto mio posso metterci una quindicina di milioni. Vediamo il Chelsea che cosa ci risponde. Ok, sono interessati a Silas, molto bene. Però il conguaglio è troppo alto. Questa qui è un'offerta di oltre 60 milioni. Però non è neanche malissimo. Dovrebbero essere 74 milioni all'incirca. O 73, per meglio dire, perché 72,9 se vogliamo fare il calcolo esatto. Comunque, raga,
Io cerco ovviamente di risparmiare il più possibile, quindi vado molto basso, vado di 18 milioni, no, sono fermi a 37. Aumentiamo a 20 e vediamo adesso che ci rispondono, avanziamo l'offerta. No, niente, vogliono sempre quella cifra. Famo 23 e non se ne parla più. Hanno accettato, benissimo. E mo raga, domandina, se vado a trattare anche con Bergwijn, mi fanno fare lo scambio? Proviamoci un attimo e al massimo proviamo a trattare normalmente col Tottenham. Perché poi alla fine Silas potremmo metterlo tranquillamente in vendita perché io penso che arriveranno offerte per lui. Comunque non si può fare lo scambio, quindi nel dubbio vado a trattare anche col Tottenham. Però parto molto basso, 45 milioni, 58,3. Non vogliono neanche troppo, raga. Facciamo 48, vediamo che ci rispondono. Hanno accettato subito, raga. È un regalo praticamente da parte del Tottenham questo. E beh, raga, effettivamente ci sarebbe da pensarci anche qui, perché Bergwijn sarebbe più realistico per la questione che non gioca al Tottenham. Comunque, sicuramente gioca di meno di Pulisic. Però poi è chiaro che bisognerebbe fare in fretta a piazzare anche Silas. A livello di statistica, raga, secondo me è pure meglio Bergwijn perché è un giocatore che su FIFA è pagatuccio, quindi potrebbe regalarci molte gioie. Poi ha veramente ottime statistiche, sì, anche dal punto di vista offensivo non dovrebbe essere per nulla cattivo. Vediamo Pulisic, lui corre tantissimo, è una freccia veramente, anche lui belle statistiche. Sicuramente quell'infortunio facile di Pulisic mi intimorisce un po'. Però raga, tutto sommato, sicuramente sulla carta Pulisic sarebbe meglio. Però ora come ora mi ispira di più Bergwijn. Vediamo un po' che cosa ne uscirà fuori. Per ora andiamo semplicemente avanti, vediamo se qualcuno ci risponde. Sì, ci rispondono per Isaac. Allora raga, a sto punto, visto che restano fermi su 70 milioni, io andrei tranquillamente su Moise Kean. Quindi Isaac non lo rifiuto ancora, tratto prima con Kean perché c'è il rischio che salti tutto. Comunque, trattiamo un attimo con il giocatore, vediamo quanto vuole. Però, ragazzi, questo fatto dell'averlo anche in nazionale, secondo me, è una cosa fantastica. Ragazzi, ci chiede sporadico, addirittura ormai il nostro Napoli ha un livello internazionale assoluto, praticamente. Comunque, ci chiede tutto lui per il momento, speriamo anche lo stipendio. Sì, bravissimo, Moise. Allora, tutto sommato, uno stipendio abbastanza onesto. Allora, io tenterei anche di abbassargli lo stipendio e di dargli 1,5 milioni di bonus ingaggio, visto che abbiamo parecchi soldi, vediamo che ci dice. Accettato, perfetto. Perfetto, raga, Isaac possiamo tranquillamente rifiutarlo. Invece, per quanto riguarda Pulisic e Bergwijn, io sono sempre più convinto di buttarmi su Bergwijn, perché è un giocatore che non ho mai utilizzato, effettivamente anche Pulisic mi sembra che non l'ho mai utilizzato, però secondo me per il realismo Bergwijn è perfetto, perché appunto magari mi sbaglio, magari nel gioco è un titolare fisso, però proviamo ad utilizzare la fantasia. Nella realtà effettivamente non è che abbia giocato tantissimo nel Tottenham. Sicuramente non è un titolare fisso, c'è Son in quella posizione. Quindi proprio per questo si potrebbe pensare che non gioca tanto nel Tottenham, il nostro Napoli ha raggiunto un livello molto alto e quindi ci sta che una riserva del Tottenham venga a giocare nel Napoli, dove effettivamente dovrebbe avere anche più spazio. E poi magari anche in prospettiva, visto che Insigne sta invecchiando, si potrebbe pensare di utilizzare lui come il titolare. Quindi raga, questa qui è una trattativa che voglio fare subito, quindi io direi di buttarmi subito su Bergwijn. Potrei aspettare e far decidere a voi, però effettivamente avrei anche in mente di registrare altri video dopo, ma questo è un altro discorso. Quindi raga, io andrei su Bergwijn. Poi chiede anche molto di meno rispetto a Silas. Poi Silas dobbiamo venderlo, certo, ma io appunto sono convinto che arriveranno offerte per Silas. Quindi raga, buttiamoci su Bergwijn. Poi raga, proprio per il fatto che ce lo stanno dando per poco alla fine, paradossalmente appena il suo valore, vuol dire che anche nel gioco effettivamente il Tottenham vuole cederlo. Comunque raga, proprio sporadico, anche per lui vuole importante, com'è possibile? Ken voleva sporadico, lui invece vuole importante, almeno turnover. No, vuole importante, senza senso sta cosa. Comunque, vabbè, avrà sicuramente i suoi spazi. 5 anni di contratto, ha accettato molto bene. Nessuna clausola rescissoria, lo stipendio fallo tu, please. Benissimo, io sono abbassato di parecchio. Allora, facciamo 70.000 anche per lui, però do 2 milioni a lui di bonus ingaggio. Vediamo che ci dice. Accettato, fantastico.
E quindi, raga, in un colpo solo abbiamo preso Moise Kean e Bergwijn. Allora, diamo subito il piano di crescita a Moise Kean. Vediamo un po' che caratteristiche ha. 8 settimane, 9, 8. Io per iniziare gli farei un attaccante completo per aumentargli anche il piede debole. Sicuramente lo proveremo subito. La numero 10 no, i numeri li modificherò dopo con calma e amore. Mettiamo in vendita Silas, adesso è importante cederlo. E diamo subito il cambio di ruolo a Bergwijn. Dovrebbe già poter fare l'ala sinistra, visto che sta scritto che può farla. Speriamo di sì, altrimenti impazzisco. Però, raga, ha delle statistiche da ala sinistra pura. Sarebbe irrealistico se non potesse farlo, vediamo. Sì, raga, 9 settimane, alla destra ne sono 2, a sinistra ne sono 9, perché ha 2 di piede debole, però effettivamente è un piede destro, vabbè, lasciamo stare, comunque può farla tranquillamente alla sinistra. E quindi, raga, presi Moise Kean e Bergwijn, abbiamo comunque un budget molto alto, e a sto punto, visto che la terza stagione incombe sempre di più, proverei a fare un altro acquisto simile a questo qui di Bergwijn, perché per esempio c'è anche Correa, che è un altro a cui si è bloccata la crescita e ferma a 79 e quindi si potrebbe rimpiazzare. Ok, raga, adesso è il momento di affrontare il derby contro il Benevento. Come detto, appunto, al mercato penseremo poi, perché per oggi abbiamo fatto già abbastanza, 2 acquisti belli pesanti, quindi calmiamoci così. Comunque, partita contro il Benevento, in classifica siamo attualmente più 2 da Piemonte Calcio, più 4 dall'Inter. Diciamo che secondo me siamo queste 3 squadre tutto sommato. C'è effettivamente il Milan a 41 punti, che è a meno 8, poi dopo il Milan c'è il baratro, però noi comunque continuiamo sempre a pensare a noi e proviamo, speriamo soprattutto, di riuscire ad arrivare fino in fondo con questo ritmo. Comunque, raga, dopo questa partita abbiamo una settimana intera per riposare, quindi ho messo Meret fra i pali, Bernat, Koulibaly, Gomez, Mukiele, Fabian, Thuram, Valverde, Bergwijn subito in campo, Osimhen e il Chucky Lozano. Praticamente è la formazione dei titolarissimi, fatta eccezione solamente per Insigne, che era l'unico troppo stanco, quindi ho colto la palla a balzo, subito Bergwijn in campo. Occhio Thuram, buono il tocco per Osimhen, forse solamente un po' troppo esterno, ma Osimhen riesce comunque a metterla dentro e siamo quasi subito in vantaggio. Appena alla mezz'ora di gioco segna ovviamente Victor Osimhen, che vi spoilerò è prossimo a diventare un 90, ormai dovrebbe mancarci veramente poco. Comunque 1-0, siamo in vantaggio qui, buono il tocco di Thuram con l'esterno destro per Osimhen, che poi batte facilmente Montipò. Ragazzi, che possiamo ripartire, c'è tanto spazio. Osimhen era un 3 contro 2, c'è Bergwijn che può andare in area, va subito Bergwijn col sinistro, la mette subito dentro, prima partita in Serie A e arriva anche subito il primo gol. Bravissimo Bergwijn, attualmente con la numero 13, diciamo che non è esattamente un numero bellissimo per un attaccante, però per il momento si tiene questo qui, dopo andrò ad aggiustare tutto off camera. Comunque 2-0, raddoppiamo quasi allo scadere del primo tempo, bellissimo e potentissimo sinistro di Bergwijn. Raga, secondo me questo ragazzo può regalarci veramente tante gioie, secondo me questo qui è fortissimo, è quel classico giocatore che su FIFA gli fanno anche i tatuaggi. E termina anche il primo tempo, 2-0 all'intervallo, molto ma molto bene per il momento, derby a senso unico. Raga, occhio al Benevento che prova a rendersi pericoloso per la prima volta praticamente in questa partita, vediamo un po'. Teglio, palla dentro! Stava anche per metterla dentro qui, Gaich, se non sbaglio, sì, era proprio lui. Raga, occhio Valverde, oddio che palla per Bergwijn, gran pallone, è un po' Bergwijn, prova ad alzarla per Osimhen, che non ci arriva. Triplo cambio per il nostro Napoli, fuori Osimhen, esordio per Moise Kean momentaneamente con la numero 10, e in campo anche Gaudino per Thuram e Schlager al posto di Fabian Ruiz. Occhio Moise Kean, porta palla. Vediamo un po', vedi l'inserimento di Schlager che va dentro stavolta ancora da Bergwijn. Peccato, raga, era veramente un bel gol, una bella azione, ma purtroppo è fuori gioco e mi sa che su questa azione si concluderà anche la partita, perché ormai il tempo è scaduto. Non siamo riusciti oggi
a strafare, tra virgolette, però 2-0 va più che bene, bella vittoria, rotondissima, precisa precisa, non abbiamo subito neanche gol, effettivamente l'unico rischio che abbiamo corso è stato quel tiro di Gajic. Comunque raga, ovviamente la nota più lieta è il gol, ma soprattutto la prestazione di Bergwijn, che è stata ottima. E perfetto raga, allora, sia Piemonte Calcio che l'Inter vincono, peccato, ma va bene così, dovevamo aspettarcelo. No raga, in realtà l'Inter ha perso, perché Milan effettivamente ha guadagnato 2 punti, noi adesso non siamo più a più 4 ma bensì a più 7, quindi l'Inter perde e Piemonte Calcio continua a vincere. E direi che alla fine è sempre più evidente che quest'anno lo scontro è proprio con il Piemonte Calcio. Comunque raga, l'Inter ha pareggiato, non ha perso, 1-1 con l'Atalanta. Quindi raga, per l'appunto, come detto, io mi fermo qua, non vado oltre perché sicuramente se vado avanti arriveranno offerte, quindi andrei tra virgolette a perdermi nel mercato. Quindi nella prossima puntata appunto vedremo se arriveranno offerte e soprattutto se arriverà anche un nuovo acquisto per noi, perché appunto sto puntando un nuovo terzino destro. E poi raga, sicuramente affronteremo il Milan, penso anche tutte e due le partite. Penso che ci fermeremo alla partita contro il Genoa. Come al solito in periodo di calciomercato tendo a fare solamente 2 partite, per il resto trattative. Quindi raga, io per l'appunto posso fermarmi qua, vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale e a seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti.